Quello che vedete davanti a voi è un Galaxy Note 9, ma se tengo premuto il tasto Bixby, finalmente abbiamo Bixby in italiano. Scopriamolo insieme. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it. Non stiamo riprovando Galaxy Note 9, ma oggi, a una decina di giorni dal Natale 2018, il miracolo di Natale, ovvero Bixby, Samsung Bixby, l'assistente vocale di Samsung in italiano. È in versione beta, ma diciamo funziona già abbastanza bene. C'è qualche problema di traduzione, mancano ancora un po' di funzionalità, un po' di partner, sicuramente cose che arriveranno, ma comunque funziona. Non è esattamente l'idea di beta che magari qualcuno potrebbe avere, visto che il servizio a tutti gli effetti funziona. Se avete un Note 9 e con molta probabilità anche se avete un S9, vi basterà per attivare Bixby in italiano premere eccolo qua, premere il tasto laterale di Bixby. In questo caso siamo nell'assistente vocale. Qualsiasi cosa io dico, se dico Bixby, lui si avvia ancora e ancora, mentre invece il comando corretto è Hi Bixby. Eccolo, ok, meno male. Vi basterà entrare e attivarlo premendo in alto a destra e selezionando italiano beta. Questa è ovviamente la nostra interfaccia di Bixby. Questa è la schermata che ci permette di dialogare con l'assistente premendo su questo tastino. Ma in alternativa potete anche tenere premuto a lungo il tastino laterale e lui scriverà tutto ciò che sta ascoltando. Adesso io annullo. Quindi premendo entriamo qua dentro e poi appunto possiamo dialogare. Si possono fare varie cose, si possono fare da qualsiasi schermata. Al momento non sembra che ci siano delle funzionalità da abilitare sopra le applicazioni, quindi non potete, per esempio, se siete all'interno di WhatsApp, fargli fare impostazioni da dentro con la voce, ma Bixby comunque andava un po' in quella direzione, quindi speriamo in novità in tal senso. Per avere un'idea di cosa può fare, ecco qua, queste sono tutte le applicazioni compatibili. Mi piace molto questa funzionalità, perché questa disposizione, perché rispetto ad altri, rispetto ad Alexa, Google Assistant, qui abbiamo un'idea chiara, molto chiara, di che cosa può fare. Anche Assistant ha un menu simile, ma non è così ben organizzato. Entrando ci dà un'idea di tutte le cose che possiamo chiedere, e scorrendo lateralmente possiamo invece accedere alle impostazioni. Vi faccio un esempio. Su giallo zafferano, per esempio, se andiamo su Gestisci, è possibile scegliere il livello di difficoltà preferita. Quindi, se vogliamo, per esempio, ricette soltanto molto semplici o molto difficili o nella media, eccetera, eccetera. Quindi, per ogni applicazione, se disponibili, in questo caso appunto non ci sono, è possibile andare ad attivare varie funzionalità. Adesso magari mi farò un po' ispirare da queste indicazioni, ma proviamo a fargli qualche domanda. Che tempo farà domani a Roma? Sereno con temperature che variano tra 1 grado e 11 gradi. No, le previsioni non indicano pioggia domani. E la prossima settimana? La probabilità che piova la settimana successiva è del 60%. Bene, quindi adesso io, ragazzi, lo sto provando con voi. Ho fatto qualche test, ma mi lascio un po' ispirare, mi lascio trasportare dal momento e vediamo se riesce a rispondere. Molto bene il fatto che abbia capito il contesto specifico della pioggia a Roma e abbia capito la domanda e sia andato avanti in questa direzione. Ad altri assistenti ho notato una cosa, che molte delle risposte, più che da ascoltare, sono da guardare. Qual è un ristorante sushi in questa zona? No. Lista di ristoranti nella lo Ristoranti di sushi in questa zona? una lista di sushi nei dintorni nella località che ti interessa. Ok, come vedete appunto, in questo caso sto usando Yelp, è possibile andare a interagire rimanendo all'interno di Bixby e avendo quindi tutta una serie di informazioni. È più, ribadisco, secondo me, un assistente più visivo che vocale, ma ci può stare, visto che comunque serve insomma, un'azione che è per esempio questa. Vedo che c'è anche Prezzi Benzina, vedo che c'è My Movies. Quale film ci sono al cinema? Alzo il sipario sui risultati della nostra ricerca.
Accidenti, come siamo elaborati. Fa ogni tanto qualche errore di traduzione, ma per adesso non ne ha fatto. Quindi proviamo ancora. Quali sono i benzinai in zona? Ci sono. Ecco i distributori di benzina. E qui, come vedete, posso interagire. Per effettuare la ricerca selezioniamo prima il tipo di carburante. Il rifornimento di diesel. Ecco i benzinai che ho trovato. Ok. Si possono avviare le applicazioni. Apri Facebook. Velocissimo, devo dire, lo fa praticamente quasi in background. È possibile attivare suoneria, disattivare suoneria, mettere in silenzioso. È possibile vedere le foto di ieri. Mostrami le foto di ieri. Ok, devo dire è molto veloce nel reagire, molto molto veloce nel reagire. Posso impostare, posso aggiungere cose nel calendario, posso fargli fare i calcoli matematici, posso avviare la fotocamera, posso chiedere che brano è in ascolto con Music Search. Ho fatto tanti di questi tentativi, posso avviare una certa carta con Samsung Pay, posso... Cosa c'è stasera su Canale 5? Posso quindi guardare i programmi TV. Non sono io uno ecco che guarda molta TV, però prima serata su Canale 5. La cosa che mi piace è che è molto integrato all'interno della grafica, molto integrato all'interno della grafica dell'app, con possibilità di andare avanti premendo altre ecco impostazioni. Cosa hai trovato. Molto bene. Consigliami qualche ricetta. Ecco le ricette per il tuo piatto. Scegli la tua preferita. Belle queste. Da qui, vedete, ho addirittura la preparazione, ho gli ingredienti e poi posso avere dei suggerimenti oppure iniziare la preparazione. Per preparare la crumb cake alle pere, iniziate dalla frutta, sciacquate sotto acqua corrente i frutti di bosco. Con tanto di foto. Trasferite le fette di pera in una ciotolina e cospargetele di succo di limone. Decisamente, decisamente niente male. Tra l'altro, appunto, mi piace, l'ho già detto, non tra l'altro perché l'ho già detto, ma ribadisco, mi piace questa integrazione all'interno. C'è tutto il mondo di SmartThings, quindi posso per esempio accedere al condizionatore e spegnere. Ora nel mio caso non ho nessuno di questi prodotti, ne ho altri, ho per esempio una TV, ma se adesso l'accendessi a casa il gatto gli prenderebbe un coccolone, quindi magari... evitiamo svegli e timer, vediamo, proviamo a vedere se ci dà anche delle informazioni. Quanto è alta la Torre Eiffel? 300 metri. Ok, in questo caso l'applicazione si chiama Q&A ed è powered by Google. Quanti anni ha Gerry Scotti? Gerry Scotti ha 62 anni. Vediamo cosa succede se premo su mostra altri risultati. Ok, me li apre su nel browser. Insomma, devo dire che non mi è dispiaciuto affatto, perché tra le altre cose è molto veloce, quindi un po' da qualsiasi contesto, anche senza uscire dall'applicazione che sto utilizzando. Se io per esempio vado nel Play Store, mi sono ricordato che voglio impostare una sveglia. Imposto una sveglia domattina alle 8. Facciamo partire il conto alla rovescia. Ok. La sveglia suonerà tra 17 e 4 minuti a partire. Me ne dimenticherò sicuramente, rimarrà lì. Quello che volevo dire è che questo tasto e la velocità di questo assistente sono simili, forse anche un pochino più veloci, almeno dal punto di vista di reattività del software, rispetto all'idea di stringere i pixel, un Google Pixel, per avviare Assistant. Questa era solo una prima anteprima di Samsung Bixby in italiano. Fateci sapere nei commenti se c'è qualche curiosità, qualche cosa che volete che magari possiamo provare, che non abbiamo provato qui nel video, e magari vi risponderemo dandovi altre informazioni. Fatemi sapere cosa ne pensate, se secondo voi è un buon inizio, se non è abbastanza, quali sono le funzioni che vorreste vedere che magari non ci sono ancora. Per questa anteprima è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.